Ben ritrovati. Vi leggo la composizione del governo. Mi affiancheranno il deputato Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Il senatore Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. I ministri senza portafoglio, deputato Riccardo Fraccaro, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, alla quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. Senatrice avvocato Erika Stefani, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie. Senatrice Barbara Lezzi, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud. Deputato Lorenzo Fontana, al quale sarà conferito l'incarico per la famiglia e le disabilità. Professor Paolo Savona, al quale sarà conferito l'incarico per gli affari europei. Poi ancora mi affiancheranno il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, professor avvocato Enzo Moavero Milanesi. Come ministro della giustizia, il deputato avvocato Alfonso Bonafede. Come ministro della difesa, la dottoressa Elisabetta Trenta. Il ministro dell'economia e delle finanze sarà il professor Giovanni Tria. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sarà il senatore Gianmarco Centinaio. Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, generale Sergio Costa. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Danilo Toninelli. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dottor Marco Bussetti. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dottor Alberto Bonisoli. Ministro della Salute, deputata Giulia Grillo. Vi anticipo che proporrò, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, il deputato Giancarlo Giorgetti. Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di governo. Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani. Buonasera a tutti. Grazie.